Ringrazio per la pazienza, però erano dati importanti. Roberto Donati, consigliere con delega allo sport del Comune di Rieti. Buonasera, Roberto. Buonasera, buonasera a voi. Ben trovato. Allora, i numeri, anche in questo caso, l'ha sentiti anche il consigliere, oltre al direttore, sono in tutto il mondo spaventosi. Perché chiamiamo Roberto Donati? Un po' per quello che abbiamo approfondito ieri, prima insieme, cioè il caso della corsetta, dell'uscita dell'attività motoria, che non è vietata dal governo, però quantomeno si dice di limitarla. Tu in che posizione, in che modo ti poni su questo aspetto, Roberto? In un modo purtroppo molto poco responsabile da parte di una parte dei cittadini, scusate il gioco di parole, nel Sì. senso se il messaggio che deve passare è quello di essere più lontano possibile dalle persone per non essere contagiati e quindi per non aumentare il numero dei contagi, chiaramente va fatta, non è vietata, ma va fatta con molta intelligenza, quindi in maniera tra virgolette isolata, nei posti non frequentati. E in un modo molto molto di buon senso. Sentivo prima l'intervista dell'assessore Gallera in Lombardia, nel quale ancora ad oggi si lamentava di un'altissima presenza a Milano di persone che facevano attività motoria concentrate tutte in un parco, e che stiamo parlando della Lombardia, che è sicuramente la regione maggiormente colpita. Io penso che sia pazzia una cosa del genere. Anche il presidente della regione Fontana, insomma, pochi minuti fa in tutti i TG nazionali stava alzando un po' i toni, richiamando, non dico all'ordine, ma cominciando a utilizzare un po' le cattive maniere, perché se non vengono ascoltate le buone bisogna alzare il tiro. No, purtroppo in questa fase non ci stiamo dimostrando ancora un popolo fortemente responsabile. Ecco, a proposito di questa responsabilità, io approfitto e non voglio mettere in difficoltà il consigliere, però il consigliere, oltre che validissimo sportivo e chiaramente amministratore della nostra città, è anche un membro dell'esercito, delle forze armate. C'è sentore che sia necessario il vostro intervento o comunque quello dei suoi colleghi? Per il momento mi sembra purtroppo di no, e sottolineo il purtroppo Ah. perché se fosse dipeso da me io sarei intervenuto molto molto prima con l'aiuto dell'esercito, quantomeno per isolare o arginare le zone più a rischio, fare una bonifica più importante e permettere alle azioni sanitarie di intervenire in maniera più controllata sui numeri. Beh, insomma, la posizione netta, l'esercito è sceso in campo nelle primissime zone rosse, adesso che tutta l'Italia è zona rossa, io credo che qualora dovessero aumentare le denunce, i controlli e situazioni di mancato rispetto, probabilmente sia inevitabile tutto questo. Peraltro, Sì, noi Boccia poco siamo fa ha intervenuti, detto, concludo Cristian, se sì. per dare una maggiore informazione, noi siamo intervenuti per aiutare come polizia giudiziaria a disposizione Certo. dei prefetti competenti, quindi per fare controlli in applicazione del decreto legge. Io parlavo proprio di bonifica, di azione di contenimento come è corretto sia in un'emergenza, cioè saremmo potuti, tra virgolette, sfruttare tutte le competenze dell'esercito per far sì Di che i cui numeri una molto potessero molto essere più contenuti. particolare, che è quella proprio di Rieti, la scuola NBC, che insomma. La nostra, secondo me, avrebbe fatto molto comodo, Certo, sì, essendo una visto. scuola di eccellenza in tutta Italia. Eh sì, è soprattutto legata proprio a questo tipo di tipologie, anche a questo tipo di emergenze. Il direttore le vuole rivolgere qualche domanda. Prego, direttore. Donati, come va? Come sta? Malino, grazie Emiliano, malino. Dunque, a proposito dell'esercito, volevo dire che in queste ore in Gran Bretagna, nel Regno Unito, sta scendendo in piazza, nelle strade, l'esercito Quindi siamo britannico. passati da si Siamo debbono ammalare passati da... tutti in onore Esatto. dell'immunità di gregge, adesso l'esercito per tenere le persone Esatto, dentro casa. Perfetto, esattamente, idee chiare. Bene, esattamente. prego. Però non escludo... Anch'io dalle ultime notizie, appunto dicevo prima, del ministro Boccia e del ministro Spadafora, nuove strette e la possibilità concreta che l'esercito scendi sulle strade a contenere anche qui in Italia. La mia domanda è questa, perdonatemi, noi abbiamo gli europei di atletica il prossimo luglio. Che può dirci? Che per il momento la Federazione Europea dell'Atletica ancora non si è espressa né per i campionati under 18 di Rieti né per i campionati assoluti di Parigi.
Personalmente la mia posizione è nota, è chiara, io auspico in un rinvio di quantomeno di un anno, per me sarebbe la soluzione migliore per la nostra città, in quanto anche ascoltando il presidente Giomi, che comunque rimaneva ottimista sulla manifestazione, Sì, io ieri non si è detto condivido. fiducioso, in attesa, vive la Sì, giornata, io però. però questa linea onestamente non la condivido, premesso che laddove fossero confermate nella data di luglio, lavoreremo mattina, giorno, notte per far sì che possa venire una manifestazione perfetta, però secondo me la città potrà avere un migliore indotto turistico, sportivo, tecnico se la manifestazione fosse quantomeno rimandata di un anno, e secondo me anche per due motivi. Uno, che questa manifestazione ha il grande obiettivo di muovere tante persone verso Rieti, e onestamente, almeno dal mio punto di vista, non credo che per luglio si possa avere un grosso flusso turistico, anche se la manifestazione possa essere messa in campo. E soprattutto E da anche zone dal che punto di ancora vista devono tecnico, affrontare credo. l'emergenza, no, Donati? Cioè, Come? arriveranno tante persone da tutta Europa, da zone che ancora devono affrontare, devono Questo è il superare il punto. culmine dell'emergenza. Questo è il Magari punto. noi ne saremo Onestamente usciti, non, ma. cre onestamente non credo che arriveranno, perché questo è il problema. È Cioè, quello, certo. laddove comunque venga confermata la data del campionato europeo, non so quante persone si possono spostare attualmente per venire a luglio, per venire in Italia, nello specifico a venire a Rieti. Quindi secondo me la città organizzerebbe una manifestazione a pieni fattori economici, quindi con le stesse spese della manifestazione, chiamiamola a regime, però non avendo lo stesso afflusso turistico, secondo me non avrebbe Lo lo stesso stesso valore. impatto No, ma per le casse economiche della molte città. nazioni non parteciperebbero. Certo. E in più, anche dal punto di vista tecnico, non so quante nazioni siano disposte ad iscrivere atleti, Esatto. soprattutto considerando che è una manifestazione under 18, quindi che sono anche minorenni. Non so Certo. quante nazioni ad oggi si possano 16 o assumere la 17 anni. responsabilità di fare una cosa del No, genere. ma al Io credo, mi momento. auspico che ci possa essere un rinvio quantomeno di un anno, anche perché ci metterebbe a noi città di mettere in campo tante azioni che possono favorire ad oggi tante realtà, soprattutto economiche che vengono nella città. Noi in questo anno saremo pienamente impegnati a far sì che tutti i bandi degli anni 2020 vengano messi in atto, quindi a dare un ampio respiro economico a tutte le aziende reatine che possono vincere poi i bandi messi in atto dall'amministrazione, e tra un anno essere pronti magari a ospitare una manifestazione a pieno regime. Sì, dicevamo anche che Sì. queste non sono manifestazioni che si possono fare a porte chiuse, No, non ha anche senso. perché, no, No, anche pazzia. perché ci saranno e ci sarebbero dei genitori, accompagnatori, in virtù del No, fatto che Emiliano, parliamo di. parliamoci chiaramente. Noi il campionato europeo Under 18 è molto bello dal punto di vista tecnico, ma è molto molto importante per la città di Rieti dal punto di vista Certo, turistico-economico. Noi certo, certo, certo. stimiamo in quella settimana un afflusso di almeno di 5.000 persone. Lo facciamo prevalentemente per la città, per la provincia, per far sì che tanta economia possa arrivare a Rieti, diretta e indiretta. Così, secondo me, a luglio verrebbe una manifestazione zoppa da questo punto di vista, sia Improponibile. tecnico sia turistico. Allora, proprio in base a questo che dice Donati, lo ringrazio per aver fatto questa riflessione. L'economia. Allora, ieri sui social è stato ferocemente, poi insomma è in grado da solo di difendersi, è stato ferocemente attaccato il vice sindaco Sinibaldi per aver esternato il suo pensiero, peraltro su mio invito, sulle manifestazioni estive. Non è il nostro primo pensiero adesso in questo momento, però se nessuno pensa al futuro, certo c'è la stretta e la contingenza, ma c'è anche il futuro. La mia era una domanda puntuale su una riflessione molto più ampia. È chiaro che poi Sinibaldi ha fatto la sua riflessione, ha dato una risposta. È stato ferocemente attaccato, si è difeso chiaramente, No, peraltro aggiungo, Christian, condivisibile la sua disamina su quello che Ma accadrà. è evidente anche perché, insomma, non ci fermiamo ad oggi, non ci fermiamo oggi, anzi, dobbiamo guardare proprio al futuro. E purtroppo, o per fortuna, gli eventi dell'estate sono Sì. linfa vitale, che siano gli Europei di Atletica, che sia la Coppa Carotti, che sia FESBand, che sia la Fiera Mondiale del Peperoncino, è un indotto economico, anche se non è il vostro pensiero, dovete però sottostare a quello che, vo a quello che vogliamo pensare e riflettere in questi studi. Direttore, altra domanda. No, più o meno abbiamo detto tutto. La mia previsione è quella che i campionati vengano rimandati così come ha fatto l'UEFA con i campionati europei. 24 e 25, peraltro la EA ha l'aggiornamento sul calendario, probabilmente lì arriverà una decisione, no, Donati? Beh, aspettiamo anche la prescrizione che scade il 19 Ah, del campionato certo. europeo di ieri.
nel quale chiaramente in maniera molto molto previsionale le federazioni devono scrivere i numeri dell'iscrizione, quindi già lì sarà un primo indizio. Certo. Ho visto che anche il CIO ieri, insomma, si è espresso a favore pro delle Olimpiadi ad oggi, quindi diciamo sono Sarebbero zoppe anche confermati. quelle. Ma Boh, non sai qual so, è il problema? Il problema è che ci sono troppi interessi economici, parliamoci chiaro, di questo si parla. Così come il campionato di calcio, anzi i campionati di calcio, questa mattina il ministro Spadafora e Malagò hanno, tra virgolette, preannunciato che il 3 maggio ricominceranno. Ora, francamente, la Lazio Calcio ha convocato i giocatori per lunedì per l'allenamento. Qui si entra in un campo un po' particolare. Io non mi avventurerei, fossi loro, in previsioni che al anche visto momento, l'esperienza, insomma, no? sì, che al momento, Anche insomma, visto. non sono consone, non sono opportune. Anche perché con i comportamenti delle ultime settimane, degli ultimi giorni prima delle sospensioni, si sono ammalati quasi 20 giocatori in Serie A, Sì, sinceramente. ma adesso noi entriamo in un campo molto, tra virgolette, spinoso, nel senso che chiaramente la salute dei giocatori è molto importante, come però è importante la salute di tantissimi milioni È di chiaro, lavoratori è che evidente, vanno a è lavorare, no? evidente, Cioè, certo. è un tema molto, molto delicato, perché se si pensa ai giocatori bisogna pensare anche a tante persone, diciamo, economicamente meno fortunati dei giocatori. Anche ai fotografi, donati. Però io se fossi ministro starei molto attento a muovermi in queste dichiarazioni, perché io capisco quello che dice il direttore, nel senso che sicuramente dietro ci sono tantissimi motivi economici, però qui se ci mettiamo a parlare di motivi economici bisogna veramente pensare alle tante industrie che secondo me da aprile, maggio e giugno faranno una sofferenza, soprattutto in Italia, molto molto importante. Forse il campionato di calcio non è proprio tra le prime esigenze che un amministratore o che un ministro debba pensare. Io capisco gli interessi di tutti, però credo che questa sia una fase dove per un anno, se lo sport trova una soluzione transitoria o addirittura che non si arrivi a giocare o che si possa trovare una formula diversa, non muore nessuno. Quindi prima di avventurarsi, porte chiuse, porte aperte, poi continuare a fare, tra virgolette, delle selezioni che non possono essere smentite il giorno dopo o con una lettera su Facebook o con un nuovo decreto, io aspetterei quantomeno che l'emergenza, diceva prima il vice direttore, i numeri sono ancora molto in crescita, molto preoccupanti. Stanno morendo Lo sono da soltanto in noi, Italia figurarsi 1.500 persone tra al una giorno, insomma. settimana, lo sono da noi, figurarsi tra una settimana in Francia, in Germania, in Spagna, in Sì, Inghilterra, anche insomma. perché se non ricordo male, aiutate, correggetemi se sbaglio, oggi è 18 e forse il 18 doveva essere il giorno in cui proprio il Premier Conte diceva che i picchi doveva essere il giorno un po' picco, no? E così Visti i mi sembra che i morti numeri continuino a di crescere. oggi, delle ultime 24 ore, forse ci siamo. Speriamo di esserci, perché evidentemente poi Sì, al momento. però sicuramente non vedo un'onda che No, precipita domani, ecco, no, numeri no, al purtroppo. momento il picco non è Lo nemmeno in spererei, ma Lombardia. non credo che lo sia, quindi sarei molto cauto io su delle dichiarazioni del Certo. genere, anche perché credo che No, lo questo. sport possa trovare una soluzione alternativa, anche con una sorta di sanificazione, ecco, per rimanere in tema. Certo. E purtroppo è un'emergenza mondiale, si troverà una soluzione che possa, tra virgolette, diciamo, mettere d'accordo tutti, tenendo conto che purtroppo c'è un'emergenza sanitaria in corso. Donati, la ringraziamo, buon lavoro, insomma, Grazie a su tutti i voi, buon fronti, lavoro a sia voi, da presidente amministratore Di che da Maria ovviamente Suppesso. membro dell'esercito. Esatto. Grazie a Roberto Donati, consigliere comunale di Rieti con delega allo sport.